Insomma, è un progettone, importante, il testo è impegnativo, però il progetto ancora di più, perché in realtà è un progetto che viene dal 2018-19, i ragazzi di due sezioni del liceo classico hanno tradotto il testo, ritradotto il testo, Samuele Boncompagni l'ha messo, come dire, a copione teatrale e doveva andare in scena nel 2020, poi ahimè è successo quello che è successo e adesso invece ci siamo. Facciamo una bellissima ripartenza con il testo, la regia mia, il testo di Samuele, le musiche originali composte dai professori del liceo musicale. Quindi è una cosa importante. Il testo è un po' così, chiaramente parla delle donne che decidono di, come dire, rinunciare al giaciglio d'amore per impedire ai mariti di fare la guerra, fino a che non fanno la pace, non giaceremo più con i nostri mariti. Come mi viene in mente di pensare alla guerra e alla pace? Lo saprai presto. Muoviti! Ascoltami, vedi di tenere ferme le mani. Sono arrabbiato, non riesco a trattenermi. Che mi mentirai! E tu parla! Questo è, come dire, non voglio spoilerare troppo, ma insomma, questo è l'inizio, poi vediamo cosa accade. Io non ci sto zitto di fronte a te, dannaccio, ma chi sei? La comandante delle casalinghe disperate? Perché non ci scambiamo? Vada, figlioli, pigliati un paniere, tirati su le maniche, sgrana i piselli. La guerra è affare da donna. Ecco, insomma, noi siamo contenti perché veramente vorrei ringraziare soprattutto la preside, la professoressa Ristori, che ci ha, come dire, dato questa possibilità enorme di essere a Petrarca, e vi confesso che io sono molto emozionato, nonostante ci sia stato tante volte, ma tornare con una regia a Petrarca, insomma, per me è stato un po' così. Le musiche sono splendide, veramente, non solo ci sono le musiche, scusate perché giochiamo il jolly, qui ci sono le musiche ma c'è anche i due cori, c'è il coro dei vecchi e il coro delle donne, quindi insomma è una cosa bella, bella grande, importante, ci sono quasi 80 persone da coordinare. Una cosa bella e professionale. Samuele Boncompagni ha messo un prologo particolare, perché ha messo un prologo in cui, e lo vedete qua dietro, in cui i ragazzi sono a scuola e stanno discutendo di sta Lisistrata, che è piena di parolacce, è piena di scorrilità, è piena di... insomma, non è semplice metterla in scena, e loro escogiteranno un sistema per ovviare al problema volgarità, ma non vi dico altro. Pace,